Continuo la serie in cui vi faccio un po' un recap di quello che ho imparato parlando sul podcast di Rapido con tantissimi professionisti di ambiti diversi. Oggi parliamo di Data Analytics, Product Analytics e tutto quello che ho imparato da João Mimoso. Lezione numero uno, una cosa che abbiamo ripetuto più volte durante il podcast, Keep it simple, stupid, assicurarsi di concentrarsi su quelle poche e semplici cose che però fanno la differenza. In particolare questo dettame l'abbiamo declinato in due scenari diversi. Il primo è quando siamo dei founder, quando siamo delle persone che lavorano in growth, in marketing, in product e abbiamo bisogno di identificare delle metriche o capire cosa andare a tracciare. Quindi cercare di non overcomplicare, di non esagerare nell'analisi del dettaglio o nel creare una metrica estremamente complessa che prevede tantissimi passaggi, perché questo creerà problemi di comunicazione e magari ci darà anche una più bassa percentuale di accuratezza nei dati che andiamo a tracciare, nel come andiamo a farlo. Il secondo scenario è quello già menzionato della comunicazione. Quindi, quando ho chiesto a João quale era l'errore più comune di una persona senior anche che lavora in Product Analytics, lui ha parlato proprio di questa tendenza a complicare in maniera eccessiva i dati che vengono presentati, magari anche per mostrare che si è fatto un'analisi estremamente complicata per raggiungere quella conclusione. Va bene, lo sappiamo, quello è parte del tuo lavoro, ma poi se si vuole essere efficaci quando parliamo con i nostri colleghi, i nostri investitori, con i nostri capi, con i nostri clienti, dobbiamo essere in grado di prendere anche l'analisi più complicata del mondo e distillarla e semplificarla in un qualcosa che sia facilmente comprensibile da tutti, in modo che possiamo prendere quelli che vengono chiamati takeaways, che possiamo prendere gli action item, le azioni concrete da fare che sono uscite da quell'analisi, o in modo che possiamo dare a tutte le persone al tavolo gli strumenti necessari per capire quello che vogliamo dire, in modo da prendere una decisione tutti insieme. Di solito il vostro ruolo, se siete analisti, non è quello di prendere decisioni, quindi insomma, dipende un po' dalla posizione in cui vi trovate. Come secondo punto vorrei concentrarmi nello specifico sul tema di activation metric, quindi quando è che possiamo considerare un utente attivato, come identifichiamo il punto all'interno del nostro funnel, all'interno del nostro prodotto, in cui possiamo dire ok, questo utente adesso rimarrà con me, è molto probabile che questo utente sarà un utente valido che continuerà a pagare o che pagherà in futuro. Anche in questo caso torna a un tema sempre ricorrente quando si parla di data analytics, cioè correlazione non è la casualità. Correlation is not causation. Facciamo un esempio. Il nome Twitter adesso è libero, no? Perché si chiama X, quindi noi creiamo un nuovo social network basato su messaggi molto brevi che vengono condivisi con il mondo e lo chiamiamo Twitter. L'approccio per un'azienda come la Twitter che stiamo fondando dovrebbe essere quella di cominciare a pensare: qual è l'azione che voglio far fare a un mio utente X che è arrivato sul mio prodotto, per renderlo più coinvolto nel processo di utilizzo e sia più probabile che questa persona poi continui a utilizzare il mio prodotto. Questa è la domanda a livello qualitativo. Come facciamo quindi poi a livello quantitativo per andare a trovare questo punto, no? Perché noi possiamo avere delle ipotesi, possiamo pensare che la cosa migliore sia far scrivere un post a questa persona, oppure sia quello di fargli seguire almeno 5 altre persone, oppure sia quello di mettere mi piace a post di altri. Sono tutte opzioni teoricamente valide. Quello che molto spesso accade è che noi andiamo a vedere i numeri e notiamo una fortissima correlazione tra il numero di post fatti, ok, e la percentuale di utilizzo. Quindi notiamo che se una persona fa almeno 3 tweet nei primi 3 giorni di utilizzo, allora quella persona poi al 90% rimarrà un utilizzatore di Twitter giornaliero per i prossimi 6 mesi. È però un grande problema derivare da questi numeri il fatto che la nostra metrica di attivazione dovrebbe essere quella di far scrivere 3 post in 3 giorni all'utente, perché stiamo in questo caso assumendo che correlation is causation. Quello che capita molto spesso è che troviamo questi indicatori che non ci dicono: guarda che se qualcuno posta 3 volte in 3 giorni, allora diventerà un utente fedele. Quello che ci dicono è: persone che postano 3 post in 3 giorni sono molto molto spesso anche utenti fedeli. Sembrano sottigliezze, ma in realtà è molto differente. Perché? Perché magari noi stiamo analizzando un piccolo sottogruppo di utenti che è disposto a postare 3 volte al giorno, che ha questo tipo di personalità, che magari appunto esclude già a prescindere tantissime altre persone. Stiamo andando ad analizzare persone che potrebbero essere già familiari col prodotto, oppure che sono diventate familiari e hanno trovato attaccamento col prodotto per altri motivi, e in generale ci stiamo concentrando su un tipo di comportamento che riguarda solamente una piccola percentuale della nostra utenza, no? Se pensiamo
agli utenti attivi di qualsiasi social network, la maggior parte è comunque lurker, come direbbero sui forum, no? Una persona che magari sta lì, guarda, osserva, mette mi piace, ma non produce contenuto. Quindi quello che può succedere, ottimizzando per una metrica sbagliata, come quella del numero di post, è che noi ridisegniamo il nostro prodotto per far sì che le persone postino subito, appena aprono Twitter. La maggior parte delle persone si ritrova spaesata, non vuole pubblicare qualcosa da nulla senza avere contesto di dove si trova. Poi ci ritroviamo con un funnel che funziona molto peggio. Come fare veramente a identificare la giusta metrica di attivazione degli utenti per poi ridisegnare il nostro flow, il nostro funnel, il nostro prodotto in modo da incentivare quel tipo di comportamento? È molto difficile, altrimenti le persone non sarebbero pagate per fare questo lavoro e molte meno aziende avrebbero questo tipo di problemi. Però ci sono due principi che Mimoso ha condiviso. Il primo è un target che si muove, ok? Non deve rimanere per sempre la stessa la nostra activation metric, cambia con lo stato, lo stage della nostra azienda, gli obiettivi che abbiamo al momento, la conoscenza che le persone hanno del nostro prodotto, quindi non dobbiamo sposarci con una risposta, ma possiamo cambiare. Il secondo punto è serve trial and error. Non possiamo semplicemente andare a guardare la correlazione ai numeri, ma dobbiamo fare ipotesi su quello che crediamo possa essere una buona activation metric. Poi dobbiamo andare a guardare i numeri. Una volta che abbiamo guardato i numeri, se c'è correlazione, allora possiamo scavare ancora un po' più a fondo. Possiamo fare delle ipotesi semplicemente qualitative col nostro cervello, pensando ok, ma questo avviene perché stiamo guardando solo a un certo sottogruppo di utenti, come nell'esempio precedente, oppure effettivamente tutti gli utenti hanno in comune questo aspetto. L'altro step ancora, se pensiamo che ci sia un motivo valido per credere nell'ipotesi che abbiamo, allora può essere anche quello di andare a parlare con degli utenti, sia quelli che hanno completato quella attività che quelli che non l'hanno fatto. Se poi vogliamo essere proprio estremamente data driven, possiamo andare a creare un test A/B per vedere se il nuovo incentivo, no, all'interno del processo di utilizzo del nostro prodotto funziona e se c'è un rapporto di causalità. Ovviamente queste sono analisi complesse con tantissimi fattori in gioco ed è anche per questo che viene valutata molto bene quella che in gergo viene detta product sense, no? Cioè la capacità di, in maniera intuitiva anche, capire determinate cose legate al nostro prodotto e come le persone lo usano. Mi ricorda un po' un libro che ho consigliato nella serie dei libri Fabric of Reality. La prima parte del libro spiega perché, come scienziati, come società scientifica, mettiamola così, non siamo in dovere, e anzi non dovremmo, veramente testare tutto, ok? Lui ci porta l'esempio di alcune diete assurde, no? Cioè, io come scienziato non dovrei avere quello che nei tribunali americani chiamerebbero burden of proof, non dovrei avere il peso, l'onere della prova quando qualcuno mi viene a dire guarda che la dieta fatta solo di cosce di tacchino è la migliore perché non introduci verdure, non introduci carboidrati e quindi il tuo organismo si ripulisce. Non ce l'ho perché tutte le altre fondamenta che abbiamo a livello scientifico mi indicherebbero che quello che stai dicendo è una stronzata. Quindi tu che porti questa teoria hai l'onere della prova. In un certo senso stiamo dicendo una cosa simile, cioè facciamo un'ipotesi su qual è la nostra activation metric, ma prima ancora di andarla a testare, di andarla a vedere e prima ancora di fare cambiamenti al nostro prodotto per assecondarla, usiamo il nostro cervello, a.k.a. le conoscenze scientifiche che abbiamo di base, anche se sono molto meno solide, per fare un po' di pressure testing di questa ipotesi. Se poi ha senso, allora sicuramente possiamo andare a scavare un po' di più nei dati e in quello che sappiamo. Quindi io vi consiglio veramente di andare a vedere tutto questo podcast, tra l'altro fatto in persona, quindi anche visivamente diverso rispetto agli altri. Abbiamo trattato tanti altri temi, João ha un corso in cui insegna queste cose, penso sia molto bravo nel comunicare che cos'è, cosa vuol dire leading, lagging indicator, quindi veramente un episodio molto interessante, lo trovate sicuramente in descrizione, qui nelle schede. Io vi ringrazio come al solito per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!